Guardate qua che cremosità, guardate ragazzi. Già vi siete mangiati la tredicesima? Se volete usare la tredicesima solo per i regali, questa è un'ottima alternativa per risparmiare. Con 5 gamberoni, ragazzi, 5 gamberoni imperiali, sfamiamo 5 persone. Ovviamente potete prenderne anche di più di 5 gamberoni. Togliamo gli occhi a queste teste che danno una sensazione amara. Togliamo questo budellino in testa, poiché l'apparato digerente dei gamberi si trova in testa. Infilziamo per bene la forbice e il lato di sopra e preserviamo solo la polpa. Tagliamola e mettiamola da parte. Adesso andiamo ad aprire il carapace, togliamo il budellino centrale. Il carapace non lo gettiamo via, lo metteremo insieme alle teste. Facciamo una bella bisque, cioè un bel brodo con sedano, cipolle e carota. Le peliamo, puliamo per bene e tagliamo in modo grossolano. Adesso estraiamo tutto il sapore da questi gamberoni. Giro d'olio in una pentola, le verdurine che abbiamo tagliato in modo grossolano in precedenza, pizzichettino di sale in modo che estraiamo tutta l'acqua da queste verdure. Andiamo a tostare per bene, ragazzi, queste verdure devono tostare per almeno 2-3 minuti a fiamma vivace. Aggiungiamo i carapaci che abbiamo pulito in precedenza, andiamo a schiacciare tutte le teste, vedete che la testa ha quella polpa bianca all'interno, vedete, trae tutto il sapore. Per dare un tocco rosso a questa pasta aggiungiamo del concentrato, un cucchiaio di concentrato di pomodoro. Adesso estraiamo tutto il sapore con lo shock termico, prendiamo una maschetta di ghiaccio e caliamola direttamente in questo. Vediamo per bene che lo shock termico estrarrà tutto il sapore da queste verdure. Adesso facciamo sciogliere il ghiaccio, mettiamo il coperchio sempre di fiamma vivace, appena scioglie il ghiaccio aggiungiamo l'acqua. Ok, sciolto il ghiaccio, aggiungiamo l'acqua. Acqua fredda ovviamente, ragazzi. Questa è una pentola da 3 litri, la riempiamo fino all'orlo. Adesso misceliamo per bene, abbassiamo la fiamma al minimo, mettiamo il coperchio almeno un'ora. E adesso questi 5 gamberi li tagliamo a pezzettoni grossi. Escono ogni gambero 4-5 pezzi, 22-23 pezzi di gambero e vanno bene per 5 persone. Abbiamo anche dei pomodorini del Piennolo, abbiamo tritato anche un pochino di prezzemolo, uno spicchio d'aglio. Tagliamo questi bei pomodorini del Piennolo a spicchio. Allora, dopo circa un'ora, vedete, tutti i carapaci e le verdure sono salite a galla. Ciò significa che hanno estratto tutto il sapore e l'hanno rilasciato in questo brodo. Adesso andremo a fare questo fantastico sughetto. Mettiamo un bel po' di olio, picchio d'aglio schiacciato, andiamo a calare i pomodorini del Piennolo, aggiungiamo un po' pizzico di sale. Dopo aver calato i pomodorini andiamo a prendere un pochino di questi, andiamoci a togliere, a pulire questo brodo togliendo tutti questi carapaci e queste verdure. Prendiamo qualche mestolino di brodo e inseriamoli. Adesso togliamo lo spicchio d'aglio che ha fatto il suo lavoro, ha estratto il sapore di questo sugo. Qui sto usando 220 grammi di spaghetti. Voi, se avete ovviamente 5 persone, non fate questa operazione a risottare in padella, altrimenti esce troppa pasta e esce da fuori. Filtrate il brodo della bisque, oppure togliete per bene con un colino tutte le impurità che ci sono nel brodo e calate la pasta direttamente nel brodo. Io qui invece le metterò direttamente in questa padella. Aggiungiamo qualche mestolino di brodo, sempre filtrando con un colino. Un poco di cerasiello, ragazzi, lo dobbiamo mettere assolutamente, bello piccante. Abbiamo messo abbondante acqua, ragazzi, non vi preoccupate, tanto l'amido della pasta farà assorbire tutto questo sapore di questo brodo della bisque. Abbiamo messo e congelato il pomodoro anche per smorzare un pochino l'acidità del pomodoro nel pieno. Man mano che assorbe l'acqua aggiungiamo un mestolino di brodo ogni tanto. Manteniamoci con il brodo quando la pasta inizia a fare questo movimento. Ci siamo quasi, ragazzi, guardate, l'amido della pasta sta facendo assorbire tutto il brodino che abbiamo messo in precedenza. Adesso è quasi cotta la pasta. Un minuto prima che spegniamo il fuoco, la pasta è quasi cotta, inseriamo i gamberi che abbiamo tagliati a pezzi in precedenza. Andiamo a miscelare per bene, ragazzi. Questo piatto è strabuono. Guardate qui, ragazzi, a pasta cotta, spegniamo il fuoco. Guardate che bella cremosità, guardate questo piatto. Un bel po' di prezzemolo tritato. Andiamo a mantecare per bene, guardate che cremosità, ragazzi, questo piatto, guardate, guardate. Bene, andiamo a impiattare.
piatto semplicissimo, ragazzi, un piatto più semplice di così. Seguite alla perfezione questa ricetta che vi leccate anche baffi. Un'ottima alternativa in queste feste natalizie, semplice ed economica, in modo che non spendiamo tutta la tredicesima. Pasta mantecata alla perfezione, guardate qui questo contrasto di sapori con questo colonnino del pienolo all'interno e questi pezzetti di gamberoni sono uno spettacolo. È inutile che vi dico che qui la scarpetta è proprio d'obbligo. Bene, lo zio vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Ciao!